questa mattina qua stiamo manifestando e siamo sul Sudax, cioè 8 punti da mandare al governo, perché nella ultima finanziaria, chiamiamola finanziaria, legge di stabilità, il Sud come al solito è la Cenerentola e chi ha usufruito dei maggiori finanziamenti è il centro nord. Noi sulla questione infrastrutturale il Sud è deficitario e continuano tranquillamente a non considerare il Sud parte dell'Italia integrante. A questo abbiamo aggiunto stamattina un'altra manifestazione che è quella sulla Rechi Multiservice, dei lavoratori che tu conosci bene, che siamo stati 100 giorni qua a fare sit-in. Non si capisce ancora il perché di questa situazione così incresciosa, che non vogliono prendere questi lavoratori, quali stanno in questo momento soffrendo per una inefficienza, secondo me, perché il 30 dicembre del 2015 è stata fatta una delibera di indirizzo che si presupponeva che assumessero queste persone. Anche perché voglio ricordare che il presidente Campora, all'atto in cui si è insediato, ha promesso a queste persone che se il presidente Feola fosse andato via, lui li avrebbe presi. Invece in questo momento non li sta ancora prendendo, quindi non ha mantenuto un impegno che lui si è assunto con 24 lavoratori e le loro famiglie. Quindi noi siamo ancora a proteggere questi lavoratori. Stamattina abbiamo approfittato e abbiamo fatto venire qui a Salerno il segretario nazionale dei metalmeccanici della UGL e la segretaria confederale Ornella Petillo, proprio in virtù di questo fatto, per portare all'attenzione nazionale questo problema, perché è un problema che ci teniamo moltissimo. La manifestazione che oggi abbiamo è una manifestazione che sarà in tutte le città del sud. Noi presideremo tutte le città del sud per portare avanti quello che è un nostro programma, è la rivendicazione di avere nell'ambito dell'agenda di governo la centralità del sud, cosa che il governo ha dimenticato per strada. Ci sono dei punti che noi abbiamo proposto e su cui noi insisteremo, che sono dal welfare al migliore utilizzo dei fondi strutturali, alle infrastrutture, all'occupazione, all'ambiente, all'agroalimentare. Tutto questo deve essere inserito nel piano sud affinché il nostro territorio possa finalmente riscattarsi da quel buco nero in cui è caduto e grazie a tutte le politiche che in questo momento si stanno attivando sicuramente non ci sono i presupposti perché si rialzi tanto facilmente. Qui l'organizzazione sindacale è qui per affiancare i lavoratori della Rechi Multiservice che da un anno e mezzo sono in mezzo alla strada perché la provincia non gli ha rinnovato il contratto che avevano come lavoratori e partecipavano alla manutenzione delle strade, delle scuole e dei musei. Oggi le strade, i musei e le scuole soprattutto gestite dalla provincia non hanno una manutenzione adeguata perché i lavoratori più giovani che c'è nella Rechi Multiservice sono stati messi fuori e sono questi che con noi lottano per riprendere il loro posto di lavoro. Hanno avuto fiducia nelle istituzioni e le istituzioni li hanno abbandonati. Per cui sono 4 mesi che sono sotto la provincia per cercare di chiamare l'attenzione di tutti sul loro problema e oggi non ci sono risposte, nonostante il Presidente della Regione, nonostante il nuovo Presidente della provincia, impegni a chiacchiere, ma fatti zero. Non percepiscono lo stipendio, non vengono riassunti per la insipienza e per la incapacità vera, cronica, conclamata della politica salernitana, di gran parte dei parlamentari, con pochissime eccezioni. Questi lavoratori possono essere salvati perché c'è una delibera del Consiglio Provinciale che riconosce la funzione essenziale, ci sono le coperture per salvare questi lavoratori e ci vorrebbe solo un minimo di buonsenso. Questi lavoratori si salvano con una deroga al patto di stabilità che consente per i lavori essenziali e per i quali c'è una copertura di andare in deroga al patto di stabilità.
la provincia, l'amministrazione provinciale di Salerno ha il dovere, proprio per salvare e tutelare questi lavoratori, di chiedere al governo una deroga al patto di stabilità e di procedere alla riassunzione di questi lavoratori. È un dovere, è un obbligo. E davvero restano fuori per una incapacità. Io temo che restino fuori perché non organici un sistema di potere, che è il sistema di potere che da 20 anni governa questa città.